2017, altro amico ritrovato in uno stand presente anche in tante altre manifestazioni fieristiche quest'anno in giro per l'Europa. Marco Cantafora, responsabile commerciale di Suso App, che invitiamo intanto a salutare gli amici di Vending TV e VendingNews.it. Ciao Fabio e buongiorno a tutti. Noi l'abbiamo un po' assediato, gli abbiamo detto: ma cosa fate, cosa presentate in questo stand? Ma sai, presentiamo questo, quest'altro, quest'altro, però tutto sommato è poca roba. Ma me ne ha parlato per 14 minuti, allora ho detto fermati, accendi la telecamera, ho detto al camera, dillo ai microfoni finalmente che cosa presentate, restringendo, non sono necessari 14 minuti, attenzione Marco. Rapida, assolutamente. E allora Marco, alle nostre spalle c'è la prima novità che presentate qui a Vending Paris 2017, che cos'è? Beh, qua a Parigi stiamo presentando il cash deposit per le monete. Aspetta che cambio postazione in modo che liberiamo lo spazio per mostrarlo attraverso il cameraman. Cash deposit è uno strumento, un dispositivo che aiuta potrebbe aiutare i gestori nella gestione del denaro in modo autonomo e autosufficiente. Le monete vengono depositate in questo dispositivo, in questa vaschetta, cadono, vengono conteggiate e finiscono in una cassetta di sicurezza sottostante. La macchina che è collegata con il CIT, il cash in transit, comunica in tempo reale appunto al cash in transit il contenuto della cassaforte, e in modo automatico il cash in transit passa a fare la raccolta del denaro, il che è già certificato, quindi non c'è bisogno di un conteggio dell'ammontare, insomma, che siano banconote, che siano monete. Stiamo parlando del furgone portavalori. Furgone portavalori, esattamente. E poi, quindi, avendo l'incasso certificato, non c'è bisogno di strisciate, operatore. Non ci sono latenze di tempo per l'accredito in banca, nel senso che in 24 ore si ha l'accredito in banca del denaro. In alcune situazioni l'accredito è istantaneo. Se ci sono degli accordi fatti con la banca, l'accredito è immediato, quando i soldi sono ancora all'interno della cassa, ma sono stati contabilizzati. Tu mi dicevi che c'è una manifestazione di interesse da parte di qualche gestore italiano, però siete qui per presentarlo innanzitutto a gestori e a player francesi, così come coloro che non hanno quasi nulla a che vedere con la distribuzione automatica, cioè addetti agli acquisti di autostrade, di supermercati, di parcheggi automatici. Esattamente, questo è un dispositivo che ad oggi è stato utilizzato soprattutto nel mondo del retail, e adesso stiamo cercando di capire se ci sono delle manifestazioni di interesse da parte anche dei gestori, perché noi vediamo un'utilità e dei vantaggi non indifferenti all'utilizzo di questo dispositivo anche nel mondo del vending, quindi proprio per i motivi che ho elencato prima: l'accredito, la velocità di accredito, la sicurezza e una certa autonomia con il, appunto, il trasportatore di valori. Marco, oltre a questo macchinario e oltre alla ormai pluriconosciuta HD, che cos'altro presentate qui a Parigi? Beh, essenzialmente come presentazione di nuovo prodotto abbiamo il sistema carta di credito, il P68 e il P66, che sono uno per l'accettazione appunto delle carte di credito a chip e contactless, più banda magnetica, e la versione solo contactless. Attualmente il dispositivo è certificato per il mercato francese, e tedesco e inglese, stiamo ottenendo le certificazioni anche per il mercato italiano, per cui a breve contiamo di entrare anche sul mercato italiano con il sistema carta di credito. E poi la novità
se si può dire novità, è la Currenza, che è un prodotto ormai più che conosciuto, però la novità sta nel fatto che abbiamo iniziato la produzione nei nostri nuovi siti produttivi in Polonia e qua stiamo presentando il nostro prodotto. Bene, bene, grazie, sei stato bravissimo a essere sintetico, a dire veramente in pochi minuti ciò che siete riusciti a presentare qui a Parigi. Io ne approfitto per salutare anche gli amici che sono qui dietro, gli amici spagnoli, Javier Arqueron, Raul Rubio, sono amici con cui ci incontreremo poi a Madrid nel prossimo giugno 2017. Dite hola agli amici di VendingTV.it. Hola a todos los amigos de VendingTV. Hola a todos los amigos de VendingTV. E noi ci vediamo naturalmente a Madrid. Nos vemos en el mes de junio en Madrid para celebrar el evento más importante de vending que va a haber en España. Questa è sottotitolata. Grazie Javier, grazie Marco, noi ci incontriamo al prossimo evento che immagino potrebbe essere Venditalia 2018. Sì, o Colonia se verrai a trovarci. Colonia non ci siamo, a Venditalia certamente sì. Ciao. Sicuramente a Venditalia. Ciao Marco. Arrivederci a tutti. Non andate via, c'è altro da mostrarvi.